In questa puntata, scontri a Pisa e Firenze, approvate due mozioni in consiglio regionale. Il porto delle donne, presentato il progetto del comune di Livorno. Presentata la corsa ciclistica Pacialla Bike. Avranno pure preso degli sputi, ma io dico che forse se li sono anche meritati. Queste le parole della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi, che hanno incendiato il dibattito in consiglio regionale, dove si discuteva degli scontri tra polizia e studenti durante le manifestazioni pro-Palestina di Firenze e Pisa dello scorso venerdì. Fallito il tentativo di approvare sui fatti di Pisa e Firenze una sola e non due mozioni, una a firma di PD Italia Viva e Movimento 5 Stelle e l'altra dell'opposizione. Credo che era doveroso prendere posizione da parte del Consiglio regionale dopo i fatti inquietanti che sono accaduti a Pisa, dove abbiamo assistito veramente un po' inorriditi, preoccupati, anche amareggiati nel vedere che dei ragazzi che manifestavano pacificamente, molti di loro minorenni, sono stati addirittura manganellati. È chiaro che noi vogliamo capire di chi è la responsabilità, se c'è stato un eccesso di chi era in piazza o se ci sono invece delle indicazioni che sono state date. Questo lo facciamo anche a tutela di quei rappresentanti delle forze dell'ordine che invece ogni giorno fanno il loro dovere con rigore, senza eccessi, per tutelare la salute dei cittadini, la democrazia, la libertà di manifestare. Ma non c'erano le condizioni, altrimenti l'avremmo fatto volentieri, però è un dibattito che è stato anche appassionato, che è durato molto a lungo, dove le posizioni che sono state espresse da quella parte politica erano in tantissime parti opposte a quelle che noi abbiamo espresso, quindi è sembrato più una ricerca tattica che non una sincera ricerca di avere un atto unitario su posizioni, ripeto, che nell'arco e nell'ambito del dibattito non erano state quasi mai assonanti. Sono tra coloro che auspicava che il Consiglio regionale uscisse con un atto unitario, con un'unica mozione, perché quello che c'è da dire su quello che è successo a Pisa non è difficile. È stato molto bravo il sindaco Conti, ma non è difficilissimo da dire. A Pisa va detto, dopo i fatti di Pisa, va detto che in questo paese, ma in tutti i paesi civili, chiunque ha diritto di manifestare il proprio pensiero, finché questo non travalica ovviamente la legge e il rispetto del prossimo. Chi parla in vita sua ha organizzato decine di manifestazioni, ha partecipato a decine di manifestazioni e mi fa sorridere quando sento dire che in questo paese non esiste il dissenso. In questo paese il dissenso esiste, è garantito, e fa sorridere che chi dice che in questo paese non esiste il dissenso sono gli stessi che non hanno sprecato mezza parola per condannare invece chi manifesta, prendendo un fantoccio con le sembianze del Presidente del Consiglio, impiccandolo a testa all'ingiù e dandogli fuoco. Quello non è manifestare in maniera corretta. Quindi io mi auspicavo che oggi il Consiglio regionale dicesse questo, che tutti hanno diritto di manifestare, che tutti hanno il dovere di rispettare le regole e le leggi, anche chi manifesta, che se un poliziotto reagisce ad una provocazione in maniera sconsiderata e sproporzionata, deve essere sottoposto a provvedimenti disciplinari, cosa che sicuramente la polizia farà, e un manifestante che sputa in faccia a un poliziotto non è un manifestante pacifico, è lì per manifestare la propria idea. Io oggi ho ascoltato una cosa in aula del Consiglio regionale di una gravità inaudita. Io ho ascoltato una forza politica dire che se tu sputi in faccia ad un poliziotto, evidentemente quel poliziotto se l'è meritata. È stata richiamata dalla Presidenza del Consiglio, la consigliera che ha detto questa frase, ma ha aggiunto di peggio. Ha aggiunto che su questa visione
su questa visione, per fortuna le forze alternative a questo governo si sono ritrovate, si sono riviste e hanno vinto in Sardegna. Quindi abbiamo appreso oggi in Consiglio regionale che tra le motivazioni per cui la sinistra avrebbe vinto in Sardegna c'è anche una condivisione della lettura dei fatti di Pisa. Ecco, se la lettura condivisa è quella di chi sputa in faccia un poliziotto, il poliziotto alla fine se l'è meritato, viva Dio che hanno vinto solo in Sardegna, mi verrebbe da dire. Io credo che il servizio che possiamo fare alla nostra regione è quello di dire in maniera univoca che la violenza deve essere sempre condannata e il diritto da chiunque provenga, ovviamente, e che il diritto di manifestare debba essere sempre garantito. È stata evidente purtroppo la rottura di quel patto sociale di fiducia che c'era tra le persone, i cittadini e le forze dell'ordine. Quindi il chiedere chiarezza e più velocemente possibile sarà l'unica cosa che potrà aiutare a ricucire quel dialogo e quel patto di fiducia, appunto, che in questo momento a Pisa, ma anche a Firenze, in tutta la Toscana, direi a livello nazionale, sta rischiando di venire di mancare. L'unica cosa evidente è che ci sono stati dei ragazzi, dei minorenni che sono stati picchiati, e le parole di Mattarella sono la sintesi migliore di quello che dovrebbe essere l'azione di quello che impropriamente è stato appellato come Stato di diritto da degli europarlamentari e dei parlamentari che invece si sono lanciati in giudizi e assoluzioni semplici. Io ritengo invece che proprio per garantire massimamente le forze dell'ordine, a cui va tutta la nostra stima, il nostro rispetto per il lavoro che fanno, ma per tutelare anche il diritto a manifestare la serenità dei nostri ragazzi e delle persone, si debba immediatamente fare chiarezza. Provare un testo comune da votare sarebbe stata forse una soluzione che avrebbe aiutato, contribuito a ricomporre un dibattito che si è sfilacciato durante il percorso, ma sicuramente il votare due mozioni è stata la plastica restituzione della divisione che c'è di vedute tra un centrodestra che ha una visione estremamente anch'essa giudicante da questo punto di vista, ma dalla parte opposta, e un centrosinistra che perlomeno ha provato a fare chiarezza, che è la cosa soprattutto che ha chiesto il Movimento 5 Stelle, la chiarezza. Quindi diciamo che restituiamo anche alla società, ai toscani, questa fotografia, non perché si debba esprimere un giudizio, ma perché comunque si sappia che all'interno del Consiglio regionale ciò che è avvenuto a Pisa e Firenze non è certo caduto inosservato ed è qualcosa che ancora per molto tempo dovrà rimanere nel nostro dibattito, proprio perché mette in pericolo forse anche le fondamenta del nostro lavoro stesso. Come ha detto la collega stessa, è stato un errore di cui si è scusata, perché come abbiamo detto le forze dell'ordine rappresentano la cittadinanza, rappresentano la nostra sicurezza e sono assolutamente da difendere. L'individuazione invece di chi ha delle responsabilità da qualunque parte esso sia all'interno delle forze dell'ordine o all'interno del gruppo dei manifestanti è un altro dei doveri che dovrà essere delegato a questo punto alla magistratura. Questo però è importante ribadirlo. Quello che è successo spero che sia enunciato come un incidente e la collega si è scusata e ha fatto bene, perché non è ammissibile ciò che lei ha detto. Secondo l'opposizione, le condizioni per trovare una sintesi e quindi proporre un atto comune sui gravi fatti accaduti a Pisa e Firenze ci sarebbe stata. Le proposte sono state due, in effetti, respinte tutte e due dal PD. Quindi continua questa volontà di strumentalizzare questi fatti da parte del Partito Democratico e della maggioranza in Consiglio regionale, così come purtroppo vediamo tante notizie non vere in dichiarazioni fatte dai nostri colleghi della maggioranza. Le proposte erano due: la prima di trovare un atto comune, quindi una sintesi, nei prossimi giorni, aspettando domani le dichiarazioni del ministro Piantedosi che farà in aula alla Camera, per capire anche quali fatti nuovi possono emergere da queste dichiarazioni, e c'è stata respinta. La seconda alla fine è stata quella di fare un atto molto semplice dove insieme si metteva giù un atto che riprendeva la nota del Quirinale con le parole del presidente Mattarella, e questo avrebbe dato anche un senso importante in questa regione dove sono avvenuti questi fatti. Purtroppo il PD ha respinto queste proposte, vuole andare al voto forte di una maggioranza per mostrare muscoli, ma soprattutto per continuare a strumentalizzare questi fatti e, come si è sentito in aula, a dare già delle sentenze e delle condanne, quando in realtà ci sono delle indagini in corso
e quindi credo che da un lato la Procura, da un lato il Ministero e quindi internamente le forze dell'ordine debbano procedere in maniera seria. Noi abbiamo fiducia nelle istituzioni, il PD continua a strumentalizzare. È un atto forte che condanna con fermezza quanto è successo a Pisa e a Firenze. La Toscana non è questo e quindi il diritto di manifestare, la libertà si esercita, non deve essere concessa e soprattutto non deve essere repressa con dei manganelli. Un atto violento che è stato in primis condannato dal Presidente della Repubblica e oggi arriva all'atto ufficiale e formale del Consiglio regionale della Toscana che condanna quanto successo, prende distanza e chiede chiarezza. La Toscana è un'altra cosa, la Toscana è una terra di tolleranza, di libertà, di diritti e come tali i ragazzi della nostra regione hanno diritto e dovere di manifestare, di esprimere le proprie idee. Bene che il Consiglio regionale della Toscana abbia assunto questa posizione, dispiace, perché magari si poteva creare un atto unitario, invece abbiamo visto un centrodestra arroccarsi su una difesa impossibile. Difendere quanto è successo non compete, diciamo, alle forze politiche, da parte nostra va anche la solidarietà ovviamente alle forze dell'ordine in generale per il lavoro che costantemente e quotidianamente svolgono, ma questo che è successo in Toscana il 23 febbraio è un errore grave, come tale andava denunciato e come tale andava condannato e presa la distanza da parte della Toscana. Il progetto Il Porto delle Donne, ideato dal Comune di Livorno, è stato al centro di un convegno organizzato tra l'altro dalla Commissione regionale per le pari opportunità della Toscana. Questo progetto è importante perché è un'azione pilota ideata dall'amministrazione comunale di Livorno volta a far conoscere il lavoro che le donne svolgono nell'ambito portuale e marittimo, ma anche animare un dibattito, un dialogo tra gli stakeholder, quindi tra tutti gli addetti ai lavori per migliorare la presenza femminile nei porti. Teniamo conto che in ambito mondiale le donne sono solo il 16% della forza lavoro collettiva nei porti, non arrivano neanche al 2%. Nell'ambito marittimo. In Italia sui porti siamo all'8% e a Livorno abbiamo il 10% della forza lavoro femminile, quindi siamo voluti partire proprio da Livorno per raccontare cosa le donne fanno all'interno dei porti in termini di mansioni lavorative e soprattutto evidenziare come questo lavoro, grazie all'innovazione tecnologica, è diventato un lavoro completamente accessibile anche alle donne, quindi non solo agli uomini, e quindi dobbiamo proporlo come opportunità di lavoro per le generazioni future. L'esperienza di Livorno può insegnare che non ci sono lavori da uomini e da donne, ma che anche grazie alla tecnologia è possibile dare maggiori opportunità alle ragazze per decidere il lavoro che vogliono nel loro futuro. Che cosa possono fare le istituzioni? Creare le condizioni affinché le ragazze decidano il loro futuro senza nessun tipo di stereotipo di discriminazione. Il programma di gara della Bacialla Bike è stato presentato al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Lasciatemi dire che oggi sono particolarmente soddisfatto perché gioco in casa, perché sono un terontolese, quindi proprio della frazione della SD Terontola Ciclismo, che organizza da anni una manifestazione veramente importante. Importante perché riesce ad attrarre veramente tanti ciclisti, professionisti e dilettanti. Importante perché riesce a svolgere questa manifestazione in un territorio naturalistico straordinario che va dalle colline cortonesi fino a praticamente il lago Trasimeno. Questo è il senso di questa manifestazione, che è aperta a tanti, tanti ciclisti che vengono da ogni parte d'Italia. Arriviamo alla 21esima edizione con una caratteristica. Quest'anno per la prima volta riusciamo noi ad organizzare una gara nel territorio nazionale come prima edizione, una gara e-bike, cioè abbiamo pensato di promuovere, oltre che la classica manifestazione che è composta dalla gara Gran Fondo, percorso classico e anche cicloturisti, quest'anno proponiamo anche un percorso e-bike, cioè diamo modo a questa caratteristica, a questo sport particolare del mondo delle bike, di fare una gara. In questa 21esima edizione ci sarà la prima di queste particolarità di gare. Inoltre, sempre la 21esima edizione, facciamo il sabato una gara per gli esordienti allievi
e i giovanissimi, come consueto. Questa viene fatta quest'anno però all'interno del nostro bike park di Società S di Ciclismo Terontola, che è all'interno di un comprensorio abbandonato. È stato ricostruito questo bike park che si trova nei pressi della zona di partenza della manifestazione. Il venerdì, come consueto, facciamo anche una mini bacialla con le scuole della nostra frazione. Ormai è diventata una cosa consueta che coinvolgiamo le scuole, perché ci piace coinvolgere più possibile i bambini a questo sport. Proprio per questo abbiamo creato una specie di scuola di mountain bike, dove abbiamo circa 30 bambini che durante la settimana alleniamo a questa disciplina.